50 centesimi prendete una scatolina portacicche, costa 50 centesimi, è una scatolina tonda, anche ce ne sono di molto carine con tutte le figure sopra, tutte diverse, si può fare anche la collezione. Chi si diverte a fare i lavori a casa può farlo anche di piccoli, lo possono fare anche come lavoro per scuola. Prendere un cartoncino, tagliarlo, tondo, quadrato, metterci dentro la carta stagnola, quella che mamma usa per conservare le melanzane avanzate. Tagliate anche un bollino, lo incollate, tagliate un copertino, gli mettete anche lì la stagnola. Chi la vuole comprare al tabaccaio, ovunque si trovano, una scatolina portacicche di metallo, 50 centesimi. Voi la prendete, andate a casa da papà che fuma e gli dite: papà, prendi questa per piacere, mi sto facendo un regalo. Mi sto facendo un regalo. Quando finisci di fumare la sigaretta per piacere, buttala qui dentro. E quando ti trovi a casa, in ufficio, al bar, da qualche parte dove c'è un cestino, scuotala lì dentro. Questa, ragazzi, è una piccola cosa, piccolissima. Ma voi state facendo questa cosa per voi. Perché tra un mese, quando andate al mare, non vi ritroviate il mare uno schifo, peggio di quello che già è. L'avete sentito tutti che dicono che nel 2050 probabilmente non ci saranno più pesci. Ma sapete cosa vuol dire? Non è una fesseria, non è una cosa da sentire così come una favola. Nel 2050 voi sarete nel pieno della vostra vita. E avere un mare senza pesci vuol dire non soltanto non avere i pesci, ma tutto quello che c'è insieme che ha portato a quella condizione, cioè un mare in cui non ci si può mettere neanche un piede e soprattutto che esala da lì veleni che ci ammazzano tutti. Non c'è da scherzare, non c'è da scherzare. Allora, noi, voi, cercate di capire. Voi, questa cosa qua che è niente, io non sto dicendo non fumate, fumate, non ne faccio una morale, ne faccio una questione di intelligenza e senso di amore per la vita, per noi stessi. Questa è una piccola cosa, piccola, ma voi in questo modo fate quello che ha fatto Gennaro, andate lì e raccogliete quella fascia e ve la state mettendo. Questo state facendo e questo vuol dire fare politica fatta bene, cioè fare una piccola cosa che per il bene mio si trasforma in bene per gli altri. Piccola, ma se la faccio io, la fa lui, la fa lei, la fa lei, la fa lei, diventa una marea gigantesca e le cose possono cominciare a migliorare. Si può fare questa cosa? Secondo voi si può fare? Allora, se parliamo e